Presentato questa mattina presso la Biblioteca Comunale di Polla l'accordo di programma per l'integrazione scolastica. Il progetto è stato esposto alla presenza del responsabile dell'integrazione scolastica presso l'assessorato regionale alla formazione, Vito Bardascino, dell'assessore alla cultura del Comune di Polla e di alcuni dirigenti scolastici del Vallo di Diano. È stato avviato questa mattina un percorso a favore di alunni diversamente abili, che dovrebbe vedere la presenza anche dei responsabili della ex ASL Salerno 3 e del piano di zona. E proprio sull'assenza sia dell'ASL che del piano di zona si è soffermato il dottor Bardascino, consentendo una riflessione secondo la quale un accordo di programma che vede al centro dell'attenzione il disabile non può essere svolto soltanto dalle istituzioni scolastiche. L'accordo di programma stipulato questa mattina dal Comune di Polla, dalla Regione Campania, dai dirigenti scolastici e dai rappresentanti della provincia avrà la durata di 3 anni.